Non solo Telecom, ma anche Alitalia. Come avete sentito, le preoccupazioni riguardano gli asset strategici dell'industria italiana. Allora di questo vogliamo parlare con Sergio Rizzo, editorialista del Corriere della Sera, che salutiamo. Allora, questa mattina l'editoriale è, spero che Rizzo appunto mi senta, patrioti abbandonarono Alitalia, perché comunque è una gestione che definisci un immane spreco anche per quanto riguarda il caso di Alitalia. C'è anche una provocazione da parte di Grillo che dice distogliamo i fondi della TAV e riacquistiamo la nostra Telecom. Insomma, comunque è un problema che crea grandissima preoccupazione. Ci mancherebbe altro che adesso spendessimo altri soldi per ricomprarci quello che abbiamo venduto. Lì sarebbe veramente il colmo, no? La storia di Telecom Italia è una storia, da questo punto di vista, emblematica di come una certa imprenditoria italiana non abbia assolutamente a cuore, diciamo, gli interessi delle aziende che acquista e del paese, perché qui è in gioco anche un pezzo di interesse del paese, diciamo la verità, ma soltanto l'interesse speculativo proprio. Telecom è stata spolpata per ben due volte da imprenditori che l'hanno acquistata indebitando la stessa azienda che comprava, no? E poi rivendendola, facendo loro un utile dopo averla spolpata, appunto, no? Questa è, diciamo, una storia proprio emblematica di come sono state fatte in Italia certe privatizzazioni. E l'Alitalia, da un certo punto di vista, è una vicenda, se vogliamo, gemella. L'Alitalia era una delle più grandi compagnie aeree del mondo negli anni 60-70 ed è stata ridotta in uno stato di crisi irreversibile dalle incursioni della politica, che poi ha, diciamo, condizionato delle scelte manageriali assurde e inconcepibili. L'ultima è stata veramente incredibile. Cioè, noi potevamo risolvere la faccenda entrando in un grande gruppo mondiale come Air France, KLM, e in realtà abbiamo buttato alla finestra 5 miliardi di euro per non avere poi alla fine che un pugno di mosche in mano. Questo è il succo della faccenda. Ecco, oggi però si chiede appunto di abolire anche l'IMU, appunto, nel fondo si dice, insomma, in qualche modo si prende atto che non si può chiedere anche questo dopo una gestione che comunque è stata colpevole, diciamo, per quanto riguarda proprio l'asset di Alitalia. Ma no, ma si potrebbe anche chiedere l'abolizione dell'IMU, per carità, e il blocco dell'aumento dell'IVA, su questo non c'è alcun dubbio, però ci vorrebbe anche, come dire, un minimo di senso di responsabilità, insomma, no? Cioè, quantomeno non so, riconoscere che sono stati fatti degli errori catastrofici. E poi la cosa veramente incredibile, però, in questo paese, che chi commette questi errori poi alla fine non paga mai, insomma, alla fine pagano soltanto i contribuenti. Quei 5 miliardi di euro, chi li ha tirati fuori? Li ha tirati fuori forse chi a tutti i costi ha voluto fare quell'operazione insensata di, chiamiamolo, salvataggio, di pseudo salvataggio, oppure l'hanno cacciata di tasca propria gli italiani che pagano le tasse? Insomma, questa è una vicenda che, diciamo, che è proprio emblematica dell'irresponsabilità di una certa classe dirigente e di una certa classe politica anche, no? Perché non ci dimentichiamo che lì c'è stato, come dire, un sodalizio formidabile, no? Fra una certa politica e una certa imprenditoria. Poi, guarda caso, scopriamo che all'interno della famosa cordata che doveva salvare l'Italia c'era il presidente della Confindustria, c'erano alcuni concessionari pubblici, quindi che erogavano servizi su base tariffaria, no? Per conto dello Stato. C'erano degli imprenditori che poi hanno acquistato aziende pubbliche, c'erano imprenditori che hanno venduto allo Stato delle aziende, cioè c'era un po' tutto questa poltiglia, no? Come dire, tra imprese e politica, che insomma alla fine poi ha portato a quello che purtroppo si immaginava fin dall'inizio, insomma, un disastro finanziario che ci saremmo potuti benissimo evitare. Allora, grazie a Sergio Rizzo.